festa, una festa del popolo dove tantissima gente ha gremito prima la chiesa ma poi anche le vie del paese, e anche la processione a mare è sfumata per un problema tecnico e vedeva la presenza di tantissimi natanti, proprio una cornice di pubblico fantastica, quindi testimonianza della fede e soprattutto del fatto che il nostro santo patrono è diventato un rito, un qualcosa per cui la nostra comunità è davvero fiera. A questo poi si aggiunge anche un programma civile molto denso, molto pieno di divertimenti e di momenti ricreativi, dalla musica alla cultura, e quindi un divertimento certamente assicurato. Ma deve cercare sempre di migliorarsi, quindi l'obiettivo è quello, e con la sinergia, con la collaborazione reciproca, con le associazioni, con tutta la cittadinanza, io credo che questo sia possibile. Certo, confermarsi è sempre un qualcosa di complicato, ma noi cercheremo di farlo, anche perché crediamo moltissimo nella fede verso il nostro santo patrono, e crediamo anche che questa festa sia un qualcosa che riassuma quello che è il sentimento popolare delle tradizioni bovolinesi. Termine di questa processione in onore di San Francesco di Paola, che anche quest'anno ci ha visti impegnati veramente in questa manifestazione di devozione verso il nostro santo patrono, patrono di Bovalino, della Calabria e della gente di mare della nazione italiana, fondatore del nostro ordine, che è l'ordine dei frati minimi di San Francesco di Paola, no? Del santuario proprio di Paola. E Bovalino è legata indissolubilmente a San Francesco perché è patrono, ma è legata anche naturalmente a Paola e alla gente di mare. Per cui ritornare a Bovalino, celebrare la festa di San Francesco, non solo ci riallaccia alla storia plurisecolare di questa comunità, dei nostri padri che hanno sempre confidato in San Francesco di Paola, soprattutto nel momento in cui lavoravano soprattutto sul mare. Oggi purtroppo questa pratica è più un hobby che un lavoro qua a Bovalino, ma allora era proprio il sostentamento della gente semplice, della gente umile, per cui San Francesco era considerato uno di famiglia, uno di casa, per cui abbiamo voluto omaggiarlo nel migliore dei modi. Ormai da un paio di anni che con l'associazione che si è costituita di San Francesco di Paola si è cercato di ridare slancio a questa festa, non solo nelle forme esterne ma anche curando la parte religiosa. Ecco perché abbiamo in mezzo a noi la reliquia del cappuccio di San Francesco, che è una delle reliquie più insigne del santo, che è venerata nella cappella proprio del santuario di Paola. Noi non abbiamo purtroppo il corpo di San Francesco perché lui è morto in Francia il 2 aprile, che è il giorno della sua festa sul calendario, nel 1507, però purtroppo durante le guerre con gli Ugonotti, e questi Ugonotti presero il corpo del santo dalla tomba e lo bruciarono, per cui noi abbiamo delle reliquie, delle ossa che stanno a Paola, scusate perché siamo tutti accaldati, e in pratica sono custodite a Paola, ma insieme a queste ossa c'è il mantello dello stretto di Messina, c'è il cappuccio, ci sono altre reliquie. L'anno scorso abbiamo avuto lo zoccolo, uno dei sandali di San Francesco, quest'anno abbiamo pensato di portare il cappuccio del santo che lui indossava, ecco, sul saio, per cui è veramente una reliquia preziosa. Con l'augurio, come diceva San Francesco, di progredire sempre di bene in meglio per questa comunità e per chi è devoto a San Francesco. Per cui a voi che mi ascoltate anche una benedizione, una preghiera per tutte le vostre necessità. Grazie.